una delle mie priorità? Quando dico siete un pubblico di merda, voi rispondete ma vaffanculo, come osi, torna a casa, ma siete un pubblico di merda. Questa è una presa in giro di queste cose, quindi non dovevate rispondere, siete doppiamente imbecilli, siete delle merde, vi rimprovero come farebbe una mamma con i suoi figli, non vi voglio dare dei consigli del tipo dovete fare questo, ovvero la caduta degli dèi con il crepuscolo degli idoli che pian piano diventano sempre più piccoli, cadono per terra, si schiantano la faccia e poi fanno una figuraccia, e cosa rimane? Rimane il business, la politica vista in modo ben poco nitido, altro che politico, io sono abbastanza stitico, non ho bisogno di smerdare qualcuno in una casta, mi basta capire qual è il potere biopolitico con il quali mi mettono questo dito qua, ovvero che non sia ridotto tutto quanto alla questione digitale, ma che ci si possa inoltrare come nel campo virtuale. Ma che cos'è virtuale? Non intendo internet, il virtuale è quello che parlavamo prima con Napo, non mi sono spiegato, il passato esiste solamente come problematica, non abita nel cervello, non è che il cervello è un server che immagazzini i ricordi, se pensiamo questo siamo orbi, ogni ricordo nel momento in cui viene ricordato viene ricreato, ma non perché prima c'era e viene ricreato, perché il ricordo è proprio questa creazione, questa ricreazione di un presente che... A chi mi riferisco parlando di sofista del 2000? Ovviamente a tutti coloro che sono i veri nemici della filosofia, e se in passato nella Grecia erano quelli che erano i sofisti che esponevano il sapere oggettivo a dei rischi, che erano quelli della retorica che era sempre fuori dalla comprensione delle idee, oggi invece scopriamo che l'idea è un qualcosa che si crea in modo immanente, d'altronde anche la natura è una questione di immanenza, alla fine è questo che ci ha rivelato la rivoluzione scientifica, la scienza a livello rinascimentale, ma comunque vale qualsiasi analisi per capire che il pensiero medievale è andato in paralisi perché non riusciva più a muoversi negli schemi scientifici. Riassumo in un altro senso. Ciò che brucia, tra l'altro, non è fuoco, ma partecipa del fuoco. Allora c'è qui la grande tradizione teologica che diceva con una certa logica che alla fine tutti partecipiamo della luce divina prendendo fuoco, siamo bruciati, ma il nostro pensiero è solo paglia che brucia e rimane poco, è contingente, la nostra mente non può cogliere il trascendente. E allora ci contentiamo della natura, che è ciò che ci circonda e che si travolge con le sue passioni come un'onda. E sono le stesse passioni che... Ciao! Vai a casa? Buonanotte. Forse avrebbe scelto una morte violenta, ma chi lo sa, loro non sapevano cosa era l'Alzheimer, quindi non potevano dare giudizi. Avevano, forse sì, avevano un'idea di demenza senile, avevano un'idea forse di morire con stile, un'idea che però è diventata ostile al mondo che li ha fatti finire in un modo peggiore di quanto previsto, magari proprio per questa teoria che regna nei millenni dovuta a Cristo, secondo cui ogni corpo è sacro e va conservato in una teca come un quadro. E infatti adesso noi congeliamo i corpi per vivere sempre, vogliamo l'immortalità immanente, come dice Aubrey de Grey, che dice tu non devi invecchiare perché tu sei quello che sei a 30 anni, voglio guarire i tuoi tessuti per farti rimanere giovane per sempre con gli stessi anni senza danni di quella che è la tua pelle, e quindi potrai restare sempre vivo con tutti i tuoi fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, fratelli e sorelle.